Si pensa che la vita di un pluricampione mondiale di pugilato sia tutta rose e fiori, soldi, fama, tutto quanto, ma in realtà non è proprio così. Oggi parliamo infatti del rapimento del fratello di Canelo Alvarez. Ciao a tutti ragazzi, essere un campione mondiale di pugilato sicuramente ti porta tanta fama. E con la fama arrivano anche i soldi. E con i soldi ragazzi purtroppo arrivano anche i problemi. Come diceva qualche famoso rapper, più soldi hai, più problemi hai. Ed è proprio questo quello che è successo al nostro pluricampione mondiale Saúl Canelo Álvarez. Nel 2018, infatti, il fratello del nostro campione Canelo Alvarez è stato rapito da un gruppo di criminali. Ma questa storia rimase un mistero fino a quando Canelo non decise di parlarne durante un'intervista. Canelo parla infatti di questa cosa come uno dei momenti più bui, più difficili della sua vita, nel quale un giorno si ritrovò con una chiamata nel quale gli si diceva che suo fratello era appena stato rapito. This is the most difficult part for me because it's everything for me. Da lì Canelo racconta che passò ben 3 giorni al telefono per contrattare il rilascio del fratello. Grazie a suo cugino che abitava in Messico e ogni secondo gli scriveva al telefono quali erano le richieste di questi criminali e cosa Canelo dovesse dire a questi ultimi. Alla domanda dell'intervistatore che gli chiese a Canelo: ma come mai non hai chiamato le forze dell'ordine per spiegare tutta la faccenda? Canelo risponde che il Messico non è più un posto sicuro e le forze dell'ordine potevano appunto essere mischiate proprio in questa faccenda del rapimento del fratello, proprio per chiedere soldi. Quindi decise di tenersi tutto per sé e cercare di risolversi questo problema da solo. You have to involve the police or no? No. Never. Because it's even hard in Mexico. La cosa più sconcertante che ancora non vi ho detto è che il tutto successe nel 2018, per la precisione a dicembre del 2018. E successe proprio qualche giorno prima che Canelo dovesse salire sul ring e combattere il match contro Rocky Fielding. Quindi voi ragazzi immaginatevi la pressione di Canelo in quel momento. Mancavano pochissimi giorni al match. Doveva pensare in tutto e per tutto alla preparazione per il match, che sappiamo essere una delle cose più difficili per i fighter, che non è il match di per sé, ma proprio quella preparazione prima di andare a combattere sopra il ring. Ed in quei momenti si ha un'ansia, uno stress psicologico che è veramente assurdo. Se a questo ci aggiungiamo che qualche giorno prima Canelo riceve anche una chiamata nel quale gli si dice che il fratello è stato rapito da un gruppo di criminali, allora capite che lì le cose si complicano un pochettino di più. In that moment, you won't increase in that moment. But I have a fight in Saturday and I think, okay, I wanna have a resolution for this situation. Ma nonostante tutto il nostro super campione Canelo Alvarez non si lascia battere dalla faccenda, quindi non si ritira dal match e decide di rimanere con i nervi saldi, risolvere la questione del fratello per poi salire comunque sul ring e combattere il match contro Rocky Fielding. Per fortuna tutta questa storia riesce ad andare a buon fine, il fratello viene finalmente rilasciato ed in quella sera del 2018 Canelo sale sul ring con Rocky Fielding ed in sole 3 riprese si porta a casa il match mettendo al tappeto l'avversario. La cosa più assurda di tutta questa faccenda, appunto come dice anche nell'intervista Canelo, è che nessuno sapeva niente. Tutti erano all'oscuro di quello che stava passando in quel periodo Canelo Alvarez, che infatti cercò di mettere da parte il suo stato d'animo, salire sul ring lasciando da parte tutte le proprie emozioni e addirittura facendo le interviste post match come se nulla fosse successo. But all my money is in the fight. Yeah. Did he end up being okay? Che dire ragazzi, incredibile. Canelo Alvarez non solo un campione sul ring, ma anche un campione nella vita, che è riuscito, nonostante il momento difficilissimo della propria vita, a tenere sul morale, dividere le due vite che stava vivendo, cercare di salvare il fratello e cercare di vincere il match. Ed infatti con una testa da grande campione le cose non possono che andare per il verso giusto. Esempio più positivo nel mondo del pugilato di Canelo Alvarez non penso che esista. Uno di quei pochi pugili rimasti umili che, nonostante la fama, nonostante la carriera, i soldi e tutto quanto, è rimasto umile e dedica la propria vita alla famiglia e allo sport. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questa faccenda. Noi ci vediamo al prossimo video. Away!